11 aprile 1979, Uganda. Viene deposto il dittatore Idi Amin Dada. Il tiranno abbandona il paese in elicottero quando l'esercito tanzaniano, con l'aiuto di ribelli ugandesi, assume il controllo della capitale Kampala. Amin va in esilio in Libia per poi trasferirsi in Iraq e in seguito in Arabia Saudita. Il suo regime è stato fra i più crudeli e sanguinari della storia, basato sul più atroce settarismo razziale. Si conta che le sue vittime siano state alcune centinaia di migliaia. Nel 1989, Amin, ritenendo che i tempi fossero maturi per un suo ritorno, tenta di rientrare in Uganda, ma viene fermato a Kinshasa, nello Zaire, dal presidente Mobutu. Idi Amin muore in Arabia Saudita il 16 agosto 2003.